fatto dire neanche davanti. E un saluto davanti. No, 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 adesso io vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere una cosa. Guardate, guardate la porta. C'è qualcosa che non va, vero? Sì, beh, ve lo dico io. C'è qualcosa che non va. No, va tutto bene. E lo sapete chi è stato? Bene, ve lo dico io. È stato qualcuno che è andato sotto il letto. Comunque, benvenuti in una nuovissima Cibo Challenge. Ciao, ci dobbiamo. Dobbiamo mangiare KitKat. In realtà Ninna oggi non dobbiamo mangiare, ma dobbiamo costruire, perché siamo nella 100 strati di cibo challenge, in cui dobbiamo fare delle torri di cibo altissime. Guardate quanti yogurt abbiamo. Sei sicuro che non dobbiamo mangiare? Facciamo che chi vince la challenge mangerà. Ok, perfetto. Infatti oggi abbiamo un sacco di cibo e dovremo costruire delle montagne enormi. Attenzione, attenzione! È arrivato il primo tour di spettacoli di Nina e Matti! Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano! Esatto, io direi di non perdere tempo e iniziamo subito con il primo round! Allora, ora pescheremo dei bigliettini e chi avrà il numero più grande vincerà e dovrò fare degli strati di cibo che arriveranno fino al soffitto, fino al piano sopra, ecco. Sì, Nina vincerà, ma se riesce a fare la torre, ovviamente, perché se no sarà sconfitto. È vero? Ok, vado, Vai, allora pesco anch'io ad occhi chiusi, ce l'ho anche io. Vediamo, 3, 2, 1... Cosa? 50! Il mio invece è 10! 10 crackers! Sarà difficile! Eh già, soprattutto per te, Ninna! Io ne devo fare solo 10! Beh, io in realtà, Ninna, con 10 cracker avrò bisogno solo di 2 pacchetti! Sì, molto facile! Allora io di 10! Mamma mia, 10 pacchetti! Verrà fuori una torre altissima! Sì! Ok, Ninna, sei pronta? Perderò sicuramente! E abbia inizio la challenge! 3, 2, 1, via! Quello spezzato sarà una difficoltà in più, ma io sono sicuro che tu ce la puoi fare, Ninna, Ah, allora, sì? Abbiamo i primi 5 crackers, facciamo la torre. Perfetto. Beh, sappi comunque che se riuscirò a fare la torre avrò vinto. Beh, sì, esatto, il problema è riuscirci, appunto. Ninna, so che sembra strano da dire, ma, beh, che dire, ho completato la challenge. Sì, l'ho già finita. E vabbè, dai, ma avevo solo 10 cracker, non è colpa mia. Allora, facciamo in questo modo. Dato che io ho completato la prima challenge, ho guadagnato un punto e tu sei ancora a 0. Un attimo, scusa, devo prendere... Ehi, Ninna! Ma che cosa hai fatto? Mi hai rotto anche il cracker! Oh no, è successo che il vento... E io che volevo anche darti una mano. Scusa? Vabbè, ti darò una mano comunque, anche perché sennò poi finiamo domani sera. Apro un pacchetto anch'io, ok. Matti? Wow, è una torre gigantesca! Questa sembra la torre di crackers, non la torre di Pisa, ok? Sto per mettere un altro pacchetto! Stai attenta, mamma mia, stavano cadendo tutti. Che ansia. Matti, stai attento tu invece. No, 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 io non mi prendo la responsabilità. La challenge è tua, quindi mettili tu. Uffa. Vai. Piano. Ok. Perché abbiamo iniziato con numeri così difficili? Questa è la torre di Matti, che è stata rovinata da Ninna, da come vedete. L'ultimo cracker è un po' spezzato. Mentre questa qui è la torre di Ninna. Vado a mettere l'ultimo pacchetto. Ninna, non farli cadere. Non farli cadere. Ok. Aspetta, perché questi si sono spezzati. Vai. Challenge completata. Che cosa ci facciamo con tutti questi crackers? Matti, ora che abbiamo completato tutte e due le torri, devo chiederti una cosa. Che cosa? Devo chiederti un punto in più rispetto al tuo, perché la mia era più difficile. Quindi vorresti 2 punti? Sì. Va bene, facciamo che chi deve fare la torre più alta, se riesce a completarla, vince 2 punti, ok? 2-1 per te. Guarda com'è bella, la chiamerò la torre di Crocro. La torre di Crocro, ok, io lo assaggio anche il Crocro. No, 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 non si può, è una torre. Ninna, benvenuta nel paradiso, perché questo è il round dei KitKat. È vero, è il round dei KitKat.
non te li rubare. Considera che ne abbiamo tantissimi, perché abbiamo troppi pacchetti così, che in realtà quando li apri all'interno hanno altri pacchetti. Quindi ingrasseremo tantissimo. Sì! Ora se permetti però chiudo gli occhi e pesco io il primo bigliettino. Eccolo qui, tocca a te. Ok. Ok, questo. Nina, stai attenta a non beccare il 100, perché con quello la sfida è finita. È vero. Ok, apriamo il biglietto. Oh oh. Oh oh. Io ho pescato 95. E io 80. Sarà una sfida impossibile. Sei pronto, Matti? Sono prontissimo. 95 contro 80. E se la torre cade non puoi più ricostruirla, quindi sarà difficilissimo. Cioè dobbiamo spezzettarli tutti. Esatto, Ninna, hai capito bene. 3, 2, 1, incominciamo. Ho troppa paura. Anch'io ho paura. Però dobbiamo rimanere calmi e riuscire a completare la torre. Ninna, ho un piccolo problema tecnico. Ah sì, te lo risolvo. Cosa? Vabbè, questo pezzo allora me lo mangio io. Non è che è un altro problema tecnico? No, al momento no, mi dispiace. So solo che questi cosi si sciolgono sulle dita, quindi ho tutte le dita scivolose. Questo potrebbe compromettere la sfida. È vero, anch'io. Comunque io sono già in vantaggio. Ninna, un altro problema, non sono capace. Vabbè, mi mangerò anche questo. Secondo me tu lo fai apposta. Matti, abbiamo un problema. Ti sta cadendo? No, la tengo perché ha bisogno di incoraggiamento. Ti sta già cadendo la torre? No. È crollata la torre di Ninna. Sì. 0 punti per te. Woohoo! A me ne mancano solo, ecco, beh, 87 e ho finito la sfida. Ok, ho la mia possibilità di passare in vantaggio. E ho appena spezzato di nuovo il Kit Kat Uffa, così non riuscirò mai a vincere. Di questo passo non mi basteranno tutti i Kit Kat. Essere preciso, preciso, ho detto. Ehi, preciso. Non riesco a tenerla, Ninna, aiuto. Stai perdendo? No, 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 eccola, tutto è tornato stabile. Posizioniamo. No! Uffa però, dai, volevo arrivare a 100. Allora, ora dobbiamo contare chi ne ha messi di più nella torre e vedere chi ha vinto. Chi ne ha fatti di più prende un punto. Ehi, aspetta, questa regola da dove è uscita? Dalla mia mente. Ok, va bene. Allora chi ha fatto la torre più alta vince un punto. 1, 2, 3. Ok, Ninna, io li ho contati. I miei sono 12. No, c'è sicuramente un problema tecnico, ricontali. Contali anche tu, io conto i tuoi. Ok. Poi sono 11. 12, 12, 12. Non è possibile. Ho perso di uno. No. Volevi pure parare. Falsa chiosa, se non sei altro, ho vinto. E ora dove sono quelli che hai rotto? Oh, eccoli. 3 a 1 per Ninna. Siamo arrivati forse alla parte più difficile di questa sfida, perché ora andremo a fare 100 strati di cibo con la pasta. Sì, ma è anche la parte che mi piace di meno, perché non si può mangiare. Vabbè, la pasta dura è un pochino croccante, però dai, la puoi mangiare comunque. Vediamo quanti strati dobbiamo fare. Ok, vado. Vai, vai. Vediamo. Okay. Questa volta voglio vedere prima cosa esce a te. Ci credo! Ma ho sbagliato! No, 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 adesso fai vedere alla fotocamera ciò che hai pescato. Come faccio? Ecco, ho pescato 100, ma secondo voi è possibile fare 100 strati di pasta? 100 è il record dei record, è il massimo che si trova qui dentro. Io invece ho pescato e ho trovato 20. Sempre io i numeri più alti, sempre io. Dai, questa volta posso recuperare. Secondo te come faccio se non sono tondi? Esatto, la vera domanda è: riusciranno a stare in piedi? No. La risposta è no. Beh, in realtà 2 sì. Per adesso 2 le ho tenuti in piedi. Il problema è arrivare a 20. A 20 è il problema. Il problema è arrivare a 100, Matti. È vero. Matti, ne ho messe 3. Ma ti è già caduto?
rotonda. Vabbè, dai, ti do un'altra possibilità. Non è colpa mia, non sono rotondi precisi queste, come si chiamano, mezze maniche. Effettivamente hai ragione, sono tutte con misure diverse, è impossibile. Matti, che c'è? Mi arrendo. Ti arrendi? Sì. Io non le riesco a mettere su più di 3. 5, ho vinto. No, ancora no, devo arrivare più di 5. Allora facciamo così, a 100 mi sa proprio che non ci arriveremo mai. Quindi chi ne riesce a fare di più vince. Ok, io mi fermo. Sì, fermati, guarda che ora ti recupero, eh. Oh, sono a 4. Ne manca solo una, avrò recuperato Ninna. Eccola, questa è quella buona. Non riesco. Ne manca solo una. Una e avrò recuperato Ninna. Sono a 5. La partita è ufficialmente riaperta. Questa partita sembra infinita. Non ci credo, 5 pari. Adesso arriva la parte più difficile. Ciao ciao Ninna. Uffa. Aspetta. No, c'erano 6. Pareggio. Erano 6 Ninna. Pareggio. Scrivetelo voi qua sotto nei commenti se secondo voi è pareggio o no. Comunque sì, è pareggio perché il tuo 6 è caduto e il mio 5 non è caduto, quindi è... Avete visto anche voi che ero arrivato a 6? No. Comunque credo proprio che gli strati più alti che siamo riusciti a fare siano stati quelli con i crackers. Sì, tantissimi crackers, una miriade di crackers, una quantità industriale di crackers. Sì, è vero, hai fatto una torre altissima, mi raccomando lasciate un bel mi piace per altri. Cibo challenge. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Quale scegli, la numero 1, la numero 2 o la numero 3? Scelgo la numero 2, quella al centro. Sei sicuro? Beh, sì. Ok, allora puoi aprire gli occhi. Puoi essere da Ninna? E davanti. E da Ninna e Matti, il portale magico. Sì, esatto, in realtà siamo sempre noi, per chi non se ne fosse accorto. Ah, è vero. Oggi ragazzi faremo una challenge con il cibo bellissimo secondo me, perché oggi andremo a mangiare cibo piccolo, cibo medio e cibo gigante, quindi mangeremo un cornetto grande un metro. Sì, da come l'hai descritta è la challenge più bella che io abbia mai visto, se non fosse che, beh, c'è un piccolo particolare. Che non mangeremo sia cibo piccolo che medio o grande, ma mangeremo solo uno di questi, quindi a uno di noi potrebbe capitare il cibo piccolino minuscolo così. Ah, allora non la voglio più fare. Guardate un po', ho 3 pacchi di biscotti qua e ora andrò a metterli tutti sul piatto perché saranno uno gigante, uno medio e uno piccolino. Io spero di poter mangiare quello gigante. Non lo dite a Matti, ma cercherò di barare. Ninna, sono qui! Ovviamente ti ho sentita! Non puoi mangiarlo. Questo è il biscotto gigante, che sinceramente me lo ricordavo più piccolo. Anche voi quando prendete le cose dopo tanto tempo le trovate più piccole, secondo me lo fanno apposta. Questo è il biscotto medio, un medio onesto, sì, direi di sì. E questo è il biscotto piccolo, ma è piccolissimo, non ho mai visto un biscotto più piccolo di questo, è un piccolino. Comunque lo vado a mettere sul piatto. Sembrano bellissimi, così carini. Sento già l'odore del cioccolato. Ma ora è il momento di mangiarli. Matti, ora che ti sei messo la benda, pensi davvero che io lascerò questa disposizione dei biscotti? Ovviamente, infatti scelgo questo qui. No, Matti. Non ci pensare proprio, sarà troppo facile così. Io mischierò tutti i biscotti, infatti. Questo andrà qui, questo qui. Poi facciamo così, anzi facciamo così. E poi così. Ok, perfetto. Allora, sono pronto. Il biscotto che scelgo per questa magnifica colazione è... quello tutto a destra, sulla destra. Sei sicuro? Sì, quello che si trova più o meno qui, non so esattamente dove. Matti, magari cambia idea. No, posso togliermi la benda? Sì. 3, 2, 1. Quello sulla destra è quello gigante. Non ci credo. Sì, si porta alla grandissima. Buona colazione.
attenzione! Ora mi toccherà scegliere tra questi due pizzatini minuscoli! Iniziamo a mischiare i due biscottini rimasti. Ninna, quando vuoi scegli il biscotto a destra o a sinistra. Ok, dato che io scrivo sempre con la destra e mi ha sempre portato fortuna, sceglierò il biscotto a destra, quindi da questa parte. Ok Ninna, puoi toglierti la benda. Sì, ho scelto bene, vero? Mi porti dell'acqua? Basta acqua, ne bastava una! Ne è caduta una anche dietro al divano! Recuperata! Non me la tirare, non me la tirare! No, non te la tirerò, tranquillo. Sai cosa devi fare ora con quest'acqua? Fare il record mondiale di bere acqua? No, Matti, devi scegliere la tua bottiglia tra quella piccola, media o gigante! Ok, va bene, scelgo quella gigante. No, non sarà così facile, Matti. Ecco qua. Una bella benda. E ora, quale scegli? La numero 1, la numero 2 o la numero 3? Scelgo la numero 2, quella al centro. Sei sicuro? Beh, sì. Ok, allora puoi aprire gli occhi. Buongiorno. Quella al centro era proprio questa. Quella piccolina? Sì! Vabbè, sai che ti dico? Cosa? Va bene comunque. È troppo carina questa bottiglietta. Da bambino mi piaceva tantissimo perché è piccola, la puoi tenere in una mano e berla tutta. Anch'io la vorrei tanto bere. Vorrei un goccino anch'io. Ehi! È già finita. Uffa! Matti, ho talmente fame dalla colazione che mi sto già cucinando il pranzo, anche se sono le 11 di mattina. Beh sì, sto facendo un pranzo buonissimo, un pranzetto con i fiocchi. Sì, ma stai cucinando una cosa piccola, una cosa media e una gigante? Sì, e ti farò vedere che sarà la cosa più buona e deliziosa che vedrai oggi. Non vorrai mica perdere la challenge delle 24 ore. Assolutamente no. Ragazzi, forse non ci crederete, ma sì, ho fatto degli hamburger grandi e medi. Guardate quanto sono carini e ora devo andarli a finire però. Metto il formaggio a quello grande, ecco qui. E poi devo andare a tagliare la sottiletta per andare a metterlo sopra quello medio, perché sennò è una sottiletta grande e non va bene. Sì, magari questa volta però il formaggio mettilo sull'hamburger, almeno si scioglie, non sopra l'insalata. Io sono un esperto di panini. Ah, ops, ho sbagliato. Vabbè, Matti, io non sono esperta. Comunque, questa è la sottiletta per il mio panino medio. Qualcuno mi sa che sta per perdere la challenge. Ricontrolla la cucina, Ninna. Credo che tu ti sia dimenticata il panino piccolo. Non mi dai nemmeno il tempo di finire. Non ho dimenticato il panino piccolo. Infatti, eccolo qui. Che pensavi che me lo fossi dimenticata? Mai, Matti, io non perdo mai le challenge. Che dico? Allora, aspetta un attimo. Ecco qua, anche il panino piccolo. E ora è il momento di assaggiare. E se permetti, incomincio io. Perfetto. Mischiamo i panini in questo modo. Direi che ci siamo, questo è perfetto in questa posizione. Ok, allora sceglierò quello al centro. Sì, secondo me è la scelta giusta. Ottima scelta, Ninna, sì. Puoi toglierti la benda. Ok. Ma come? Io avevo cucinato tutte queste cose buone per poterle mangiare e mi tocca mangiare la caramella al centro. Ok, Ninna, adesso scelgo anch'io il panino, così diamo il primo morso insieme per questo magnifico pranzo. Aspetta che li mischio un pochino. Ok, perfetto, ci siamo. Ti dimostrerò che sono così esperto di panini che grazie all'odore riconoscerò quello gigante. Bene. Il primo sembra molto buono, ma io scelgo questo a destra. Ho scelto bene? Oh, sì che ho scelto!
Bene bene Ninna, buon pranzo. Ah, questo panino riempirà tutto il mio pancino. Oggi sono proprio sfortunata comunque. Ok, 3, 2, 1. Non si morde. Buono, davvero buonissimo. Vuoi sapere di che sa questo panino? Beh, di insalata, hamburger, pomodori. No, sa solo di caramelle, non sa nemmeno di panino. Beh, un pranzo con la caramella, non potevi avere niente di meglio, no? Non ci posso credere. Questo odore lo riconoscerei anche a migliaia di chilometri di distanza. Queste sono delle pizze. Sono troppo felice, grazie. Comunque, sono troppo felice di mangiare la pizza. Solo che non vorrei beccare questa piccola. Bendati per bene. Sì, sono bendato. Ok, e ora è il momento di mischiare tutte le pizze, così tu non potrai riconoscerla. Finito. Ho finito, sì. Devo essere sincero, probabilmente non ho mai avuto così paura quanto in questa sfida di questo momento, perché voglio assolutamente la pizza grande, ho troppa fame. La pizza che scelgo è la numero 3. Sei sicuro, Matti? Sì, ne sono sicuro. Vuoi ripensarci? Forse sì. Vabbè, dai, scelgo la 1. Ok, perfetto, sbendati. No, come? Annullo. Scelgo la prima, sì, quella che avevo scelto all'inizio. No, mio caro Matti, non puoi annullare. Ecco qui, per te ho una buonissima pizza. Com'è? Sa di piccolo? Beh, hai scelto quella piccola, quindi sì, è normale che sappia di piccolo. Però ora tocca a me. Sono emozionatissima. Scegli la numero 1 o la numero 2? Questa qui. Sì, me lo sento, è quella giusta, vero? La numero 1? Sì, questa qui. Finalmente ho trovato una cosa grande! Tutto il giorno che non sto mangiando, finalmente posso mangiare una pizza intera! Senti, Dorina, che buona! Aspetta! Cosa? Devi scegliere la tua bevanda! Ok, perfetto! Però le devo mischiare prima, aspetta okay. Un attimo, aspetta... Ecco qui, ora okay. Puoi scegliere! Io scelgo quella al centro! Sei sì. Sicura? Sì. Ok, togliti la benda. Aspetta un attimo, Matti, ma questa non è una bevanda. Questa è una mini Coca-Cola gommosa. Credevo fosse una Coca-Cola, sì. Spiegami come faccio a mangiare questa pizza intera e bere questa Coca-Cola. Prova. Oh, cos'è? Tolgo il tappo, aspetta. Buona, sì, Matti, è proprio una vera Coca-Cola. Vabbè, almeno mi sono beccato la pizza grande dopo tutte quelle cose piccole. Meritatissima. Un saluto da Ninna e da Matti e benvenuti nella challenge più costosa di sempre. Costosa? Oh, assolutamente. Aspetta un attimo, sì. Hai usato il tuo portafoglio? In realtà ho usato il tuo. Lo sapevo. Davanti a noi abbiamo cibo da 1 euro, cibo da 10 euro e cibo da 100 euro, se hai capito bene. Io scelgo quello da 100, tu decidi, insomma. E la cosa divertente è che il cibo da 100 euro non è solo quello, ma ne scoprirete altro durante la challenge. Ora io e Matti dobbiamo sfidarci per chi prenderà il cibo da 10 euro o il cibo da 1 euro. Oh, vedo. Quindi... mi fa paura. Cose abbastanza brutte lì. Esatto, sei pronto alla sfida? Ok, che vinca il migliore. Tan 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 tan, cibo da 10 euro per Matti, che le mie 24 ore abbiano inizio. Ti odio. Dai, inizia a mangiare. Ma no, inizia tu. Oh. Ok, nessun problema, partirò proprio sorseggiando un po' di tè al limone. Visto che è mattina, devo sfruttare per bene il cibo a disposizione, quindi ovviamente mi mangerò i cereali proprio... Oh, questi qua. Wow, ma sono enormi questi cosi, bellissimi! Devo essere sincero, certo che per questa challenge da ricco potevate mettere un po' di latte, cioè, mamma mia. Sono buoni comunque però. Guardate, ci sono anche i pezzettini di cioccolato. Che buoni, non vedo l'ora di vincere questa challenge. Ninna, ti sei già arresa? No, Matti, non mi sono arresa, ma sono molto arrabbiata perché io dovevo
devo trovare la figurina speciale, non tu, e sai perché? Mm-hmm. Non lo so perché. Comunque, guarda cosa ho trovato, guarda! Ma che? Io ci vado da un... Che schifo! Ma quelli sono i croccantini dei gatti? Sono i croccantini di Winnie e Piadina. Viene da... Vabbè, lasciamo stare. Il mio ci vuole da un euro, comprende anche questo! Anche questo, hai capito? E non voglio sapere cosa c'è dentro al sacchetto marrone, perché sarà sicuramente qualcosa di peggio. Io non posso mangiare i croccantini. Forse, ecco, lo so. Willy ha vinto il cibo da un euro, invece io quello da 100. Ecco qua. Scusami un attimo. Sì, effettivamente puzza troppo. Io non assaggerò mai questi croccantini, avete capito? Io li do solo a Willy e a Piadina, perché puzzano troppo, cioè sanno di pesce marcio. Solo averli qua sotto mi viene la nausea. Comunque, questo è il mio cartellino e questo è il mio cibo per 24 ore. Come faccio a sopravvivere io? Come posso sopravvivere? Dobbiamo aprire questo sacchettino, ragazzi, io ho molta paura. Ho quasi paura, se dentro quella ciotola c'erano i croccantini. Qua cosa c'è? Il cibo per vermi? Che cosa mangiano i vermi? Vabbè, non lo voglio sapere. Allora, aspettate un attimo. Questo è un cornetto! Non ci posso credere. In effetti i cornetti costano meno di un euro. Ma non pensavo che fosse qua dentro questo sacchettino bellissimo. Quindi posso mangiarmi questo? Solo che lo devo razionare per tutto il giorno. Lo devo dividere minuziosamente. Il giorno è fatto da 24 ore e io ho deciso che dividerò in 24 pezzettini il mio cornetto. Così potrò mangiarne un pezzetto all'ora. È perfetto, così non avrò mai fame. In realtà avrò tantissima fame, ma dopo gli ammatti ci dovremo sfidare per vincere il cibo da 100 euro. Quindi diamoci da fare. Una, due, tre, quattro. Oh, è noiosissimo, però abbiamo le prime 4 ore. E un'ora è andata. Ok, forse questa sfida è più difficile del previsto. Secondo voi mi sta meglio questo cappello o questo cappello? Sì, assolutamente sì. Sono d'accordo anch'io. Questo che fa così è davvero bello. Sto volando. Comunque è arrivato il momento di mangiare il mio spuntino. Il mio spuntino da 10 euro. Questo coso è bellissimo perché guardate, ok. Aspettate che è un po' difficile da aprire. Sia salamini che tarallini, tutti in uno. Oh sì, questo era proprio ciò che ci voleva. Deliziosi. Quindi adesso io ne mangio uno e poi prendo un tarallino e mangio anche questo. Ora sì che sono pronto e carico per registrare, però devo finire prima tutto il mio spuntino. Sono proprio curioso di sapere cosa starà facendo Ninna. Buonissimi, gustosi, deliziosi. Mi raccomando, lasciate un mi piace se anche voi adorate questo challenge. Io sì, quando vinco. Non riesco. Ecco qua. Così impari ad avere il cibo più buono. Che cosa fai? Cosa? Non sentiamo. Io ho capito. C'è un ratto? Dov'è il ratto? Mi sembri tu il ratto, Matti, in questo momento, ok? Oh, sì, che carina questa girella. Aspetta, no, devo far girare la girella. Ok, vado con il tuo cibo. Non lo mangerò perché sennò perdo la challenge. Però almeno non lo mangerai neanche tu, hai capito? Questa è la mia faccia perché sono arrabbiatissima. Devo mangiare il pezzetto dalla seconda ora, ma io ho troppa fame. Questo pezzetto non mi aiuterà per niente. Però almeno è buono questo cornetto. E ho anche la mia bibita da 50 centesimi, che costa meno di un euro. Puzza tantissimo di zenzero. Cioè, a me lo zenzero piace, ma è piccante. Proviamo. Piccantissima. Che cos'è questa cosa? Ho capito. È il mio momento, ragazzi. È il mio momento. Ninna, sto per diventare ricca. Shh.
Che vuol dire? Cos'è questo rumore? Che ci dobbiamo sfidare, Matti, per chi avrà il cibo da 100 euro. Questo è l'allarme della sfida finale? Uh-huh. Oh, non ci credo. Allora, che vinca il migliore anche questa volta. Spero di essere io, almeno ora. Capito? Nel gioco a cui sono più brava. Qual è un gioco in cui sei brava? La palla a volo. Chi prima fa cadere la palla perde. Invece chi non la fa cadere, sai cosa fa? Cosa? Vince il cibo da 100 euro. Lo vincerò, perché sono bravi prima. Aia, va bene. Allora che inizi la sfida dei palleggi di palla a volo. Sei pronto? Prontissimo. È il mio momento. Vincerò, vincerò. Palleggio qui. Dillo chi l'ha sbagliato. Dillo. L'ho sbagliato io. Quindi il cibo da 100 euro è mio. Più quello da 10 euro. 110 euro. No, no, dai, non piangere. Ti restano sempre altri pezzetti di cornetto. Quindi questo è tutto il tuo cibo da 100 euro? Cioè, mangerai per una settimana con queste cose? Aspetta, non è finita! Perché mancava anche questa! Guarda quanto è grande, cioè, guarda il piatto e guarda quanto è grande! È più grande del piatto questa pizza! E si aggiunge nella mia riserva di cibo! Non ci posso credere! Vediamo un po', da dove incomincio? Beh, io direi che possiamo iniziare con un pezzetto di pizza, che ne dite? Me lo merito tutto, no? Oh, sì che me lo merito tutto. Guardate, ne prendo uno piccolino, non voglio esagerare, perché comunque me la devo gestire durante il giorno. Sapete, io ho pochissimo cibo, proprio non saprò come fare a passare 24 ore così. Che buona, il sapore della vittoria! Lì, che mi prendi in giro? Con la sua mega pizza! Anch'io volevo la pizza! Io adoro il cornetto con Nutella. Ma la pizza è più buona, no? È più buona a pranzo, il cornetto è buono a colazione. Poi ora ho mangiato già il quarto pezzo. Non resisterò 24 ore, lo so già. Ma escogiterò una vendetta, state tranquilli. Bene, bene, bene. Da dove posso iniziare? C'è il fantastico uovo Kinder, ci sono questi Kinder Bueno, ci sono i Twix, insomma, di tutto e di più. Direi proprio che possiamo partire con il Kinder Bueno, mentre mi guardo un bel video di Ninna e Matti in televisione. La giornata perfetta. Sì, perfetta per le persone che mangiano solo cibo da 110 euro, proprio come me. Ah, che bontà, che delizia! E mi manca ancora tutta quella pizza da finire! Sì, Matti, continua a vantarti mentre mangi tutte quelle schifezze! Io intanto ho pensato a una cosa intelligentissima, guardate! Ecco qua, mi sdraierò sopra questo skate e nuoterò fino a Matti e... è più difficile del previsto! E gli ruberò tutto il cibo! Woohoo! Ma secondo voi che gusto hanno questi orsettini piccolini carini? Ah, c'è scritto qui dietro! Abbiamo quelli chiari che sono all'ananas, poi c'è limone, lampone, mela, arancia e fragola! Ma sono tantissimi gusti, non ci posso credere! Però sentite, a me le caramelle in realtà non piacciono. Preferisco il mio gigantesco uovo di Pasqua! Uovo di Pasqua? 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 Dov'è finito il mio uovo di Pasqua? Mi sono nascosta vicino al portale. Matti non verrà mai qui perché lui ha ancora paura. Ogni volta che ci passa davanti si fa la pipì sotto. Comunque, missione compiuta. Abbiamo rubato il super uovo e ora lo apriamo. Ovviamente non posso mangiarlo, però almeno posso vedere la sorpresa, no? Togliamo l'etichetta. Aspettate un attimo, ho visto ora la sorpresa di Star Wars. Ma a me non piace Star Wars, perché non ha preso quello delle Barbie? Vabbè, come si apre? Io non sono mai stata capace ad aprire l'uovo di Pasqua. È gigante! È grande come la mia testa, ma ora dobbiamo aprirlo. Io di solito apro l'uovo di Pasqua con il pugno. E voi come lo aprite? Spero non con la testa, se no vi fate male. Aha, aperto alla perfezione. Ma
ora dovrò lasciare andare questo buonissimo cioccolato e aprire la sorpresa. Ah, forse devo andare in palestra. Ce l'ho fatta. Allora, vediamo un po'. Ma è gigante! Aspettate, devo capire come costruirla. Dopo 17 minuti che sono qua a cercare di costruire questa cosa che non so neanche come si chiama, è carina solo la spada laser, non sono riuscita a costruirlo. È impossibile, non ho capito, le istruzioni sono poco chiare e poi è difficile da incastrare. Guardate, pium pium pium. Una cosa è chiara, questo intanto me lo riporto via. La sorpresa te la puoi pure tenere, visto che l'hai rotta tutta. Pium pium pium. Non sei per niente simpatica. Pium pium. Guardate, è uno stuzzicacaccoli. Ha anche il colore. Forse no. Beh, la sorpresa se la può pure tenere. Io voglio assaggiare. Questo uovo di Pasqua non è affatto male, ma mi è venuta un'idea. Guardate un po' che cosa facciamo adesso. Prendiamo questo, lo posizioniamo qui, poi mettiamo questo qui e facciamo un panino Kinder. Mamma mia, questa cosa non replicatela a casa. Oh, non mangerò più cioccolata per un mese. Ah, cosa mangio? Questo, 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 questo. Mi sto iniziando ad annoiare, troppo cibo per me. Senti, ora io ti propongo una cosa. Una sfida, sì sì, una sfida equa. Perché io mi sono stufata di avere fame. Sono al sesto pezzettino e ho ancora fame, ancora tanta fame. Quindi ora ci sfidiamo. Se vinco io mi prendo qualcosa di queste cose che hai e non perdo la sfida. Se vinci tu hai vinto tutto, tutto, tutto. Cioè, mi stai dicendo che se vinco io tu ti arrendi? Sì. Ok. Beh, questa è una sfida che non posso rifiutare. Ci sto. Esatto, giocheremo a... Colpisci la talpa. Aspetta, è già iniziata? Sì. Oh no, no, 2-0 per te. 2-1. Ah! Io sono il blu, tu devi prendere solo quelli rossi o solo sì, quelli blu? Sì, sì, l'ho capito. Oh, Matti, l'hai saltata una per caso? Eccola qua, presa. Non mi puoi fregare. Dai. Oh, ma quante sono? Sono tantissime, non mi spostare il dito. Non è giusto però, Ninna. Non ti ho spostato il dito. Eri d'intralcio. Ma quanto dura poi questa sfida? Dai, no, no, devo recuperare. Ok, Matti, possiamo dire che ho vinto. Oh, no. Ho vinto, mi dai un cibo, mi dai un cibo, mi dai un cibo. Allora vediamo, che cosa posso prendere? Questi oppure questi o questi? Non sei per niente simpatica, prenditi questi. No, mi prenderò questi. Uffa però. Che bontà. Che buoni, Matti. Però non è giusto, prenditene solo uno. Tutti e tre. Ho vinto. Devi accettare la sconfitta. Ehi, ma lì dentro c'è anche la sorpresa. Magari quella me la puoi ridare. No, 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 no. Anzi, sai che faccio? Apro prima la sorpresa. Non è per niente bella la cosa che stai facendo. Tu hai barato. Non ho barato. Ora ho anche un bellissimo portachiavi. Complimenti. Però scusa, sono molto impegnata adesso, quindi devo andarmene via. Sai, ho un pezzo di pizza da mangiare. Ciao ciao. Pizza da mangiare, ciao ciao. Va bene, ok, mangia la tua pizza. Io intanto mi godrò il mio ovetto Kinder, che non è un ovetto. Che buono. Oh, quanto lo adoro. Gustoso. Ma ti so che sei invidioso lì con la tua pizza. Come va? Male. Perché? Perché ho finito tutto il cibo. Cosa? Sì, mi è rimasto questo. Di nuovo, non me lo far odorare. Cioè, tu hai finito tutto il cibo rimasto e quindi ti rimangono solo i croccantini? Beh, allora, cosa aspetti? Assaggiane uno. No, adesso lo assaggi, Ninna. Io l'ho fatto in diversi video, quindi ora devi assaggiare i croccantini. Puzzano troppo, non ce la faccio. E se non puoi mangiare i croccantini per le restanti... Aspetta, fammi vedere un attimo, sono le... per le restanti 12 ore, come fai? Vuoi sapere come faccio? Mm-hmm. Intanto mi copro il naso perché c'è troppa puzza qua. Ok, e poi? E poi mi arrendo, non posso mangiare questa roba. Io voglio mangiare la pizza, voglio mangiare tutto, hai capito? Non posso mangiare i croccantini.
Ok, e allora possiamo dirlo ufficialmente? Sì, mi arrendo, basta, mi arrendo. Ora esco e mi vado a mangiare un bel pezzo di pizza gigante con la salsiccia. Ok, va bene, ciao ciao. Ho vinto! Questa è ufficialmente la prima vittoria che faccio in 3 mesi nelle challenge di Ninna e Matti. Però è sempre un buon inizio, no?